Thank you.
Bene, allora facciamo gli occhi, facciamo un anello magico, così, e poi facciamo una catenella e 5 maglie basse. Però la quinta maglia bassa non la lavoriamo, prendiamo l'altro filo di lana, il filo bianco, in questo modo, e facciamo il cambio di colore e poi aggiustiamo il filo e facciamo una maglia bassa. Sarebbe la sesta maglia bassa di colore bianco. Tagliamo il filo, poi nascondiamo i punti. Così facciamo un nudo. Ok. E poi sistemiamo gli occhi in questo modo. Ripetiamo. E facciamo una catenella e 5 maglie basse, però ricordiamo che nella quinta maglia bassa facciamo il cambio di colore. Così facciamo il cambio di colore. E facciamo la maglia bassa. Poi nel seguente punto facciamo una maglia bassissima per assicurare i punti. Adesso facciamo il fiocco in questo modo. Un anello magico e dentro dell'anello magico con uncinetto numero 3 facciamo 3 catenelle, 2 e 3, poi facciamo una maglia alta, saranno 2, 3 maglie alte, 4, calcoliamo se vogliamo fare più grande o più piccola, 5, e poi facciamo 3 catenelle, scusa, 2 catenelle e una maglia bassissima dentro del anello magico. Ok, ripetiamo di nuovo.
3 catenelle, sarebbe la prima maglia alta, questa è la seconda maglia alta, 3, 4, ok, 5, e finiamo facendo 2 catenelle, ok, e facciamo la maglia bassissima dentro dell'anello magico, poi tagliamo il filo e lo nascondiamo dietro. Facciamo un nudo così e poi questo lo possiamo tagliare o nasconderlo con un ago. Come vedete possiamo mettere il fiocco in un lato del amigurumi e adesso faccio la bocca, le sopracciglia, bene? Quindi uso un filo e un ago, con l'aiuto di un ago, e qui vi mostro come faccio, come cucio in questo modo, così. Ricordate che non è necessario seguire lo stesso, gli stessi occhi, gli stessi fiocco, gli stessi colori. Decidete voi come fare le ciglia. Ok? E poi nascondiamo il filo, sempre con l'aiuto di un ago. Nascondiamo la parte dietro il lavoro e adesso facciamo l'altro occhio. Questo nascondiamo con l'aiuto dell'uncinetto. Come vedete io ho fatto così e adesso vi mostro come fare la, come mettere un po' di tagli kawaii per fare un po' l'amigurumi in altro modo. Lo stile kawaii significa farlo cute, farlo carino, le espressioni della faccia dell'amigurumi. Quindi metto un po' di colore sotto gli occhi. Io pensavo metterlo qui in questo modo. Mettiamo l'ago, calcolando 1 o 2 punti. Cuciamo così, ok. Facciamo lo stesso nell'altro lato. Così.
e lo nascondiamo la parte dietro del lavoro. Adesso io stavo pensando mettere un po' di rosa, anche mettere una lettera. Potete mettere amore o love. Ok, facciamo il nodo, poi lo nascondiamo con l'aiuto dell'uncinetto, ok? Nascondiamo così, sempre il filo che nascondiamo, sempre per la parte dietro, sempre. Come dicevo, pensavo mettere la parola love, dobbiamo ricamarlo, decidete voi se metterlo in questa parte dell'amigurumi o in questa parte vicino alla faccia. Possiamo usare diversi materiali, non è necessario che sia la lana. Io ho provato a dare un po' di colore facendo un tipo di gonna, sempre mettendo l'uncinetto, e facciamo 3 catenelle e poi in questo modo mettiamo l'uncinetto e facciamo una maglia alta, maglia alta in ogni punto, ok? Continuiamo il lavoro, facciamo tutto il giro intorno, in ogni punto una maglia alta. Bene, approfitto anche per dirvi che grazie mille per iscriversi al canale, mi aiutate molto se mi lasciate un bel like, condividete se ti è piaciuto questo video. Sto cercando di doppiare il video in italiano e spagnolo, quindi scusatemi se il mio italiano non è perfetto, però sono molto contenta di farlo. Quindi qui sto finendo, anche stavo pensando mettere la tecnica tricotin, che in ogni braccia, no? In ogni braccio possiamo mettere una lettera a base della tecnica tricotin, che già c'è il tutorial in YouTube.